e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La parola del Signore questa mattina è del profeta Gioele. Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite, vegliate, vestiti di sacco, ministri del mio Dio, poiché priva d'offerta e libazione è la casa del vostro Dio. Proclamate un digiuno, convocate un'assemblea, adunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio e gridate al Signore: ahimè, ahimè questo giorno che è venuto, abbi pietà di noi Signore. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro di sé una benedizione. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una adunanza solenne, radunate il popolo, riunite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo, tra il vestibolo e l'altare piangono, i sacerdoti ministri del Signore dicano: perdona Signore al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla derisione delle gente. Signore, è questo il grido che ci viene dal profeta e c'è la risposta che il Signore dà. Il Signore risponde al grido del profeta e al grido del popolo. Ecco, io allontanerò da voi il male se voi vi prostrate davanti a me e ripudiate tutto quello che avete fatto. Se voi vi convertite di cuore a cuore, e allora io sarò con voi, voi sarete sempre il mio popolo e io il vostro Dio, ma togliete il male che è in mezzo a voi. Signore, tu ci esorti a togliere il male che è in mezzo a noi, e in mezzo a noi come popolo, il male è in mezzo al popolo, il male è in mezzo alle famiglie, dove alberga il peccato, là dove dovrebbe albergare la grazia, dove c'è il maligno che semina discordie tra marito e moglie, tra genitori e figli, dove il talmo è macchiato, dove non c'è più il ritegno di camminare secondo natura. Il tallo è nel nostro cuore, squarciato da tanti desideri, dove non c'è più l'amore che dovrebbe alimentare la vita, dove c'è il dissidio interiore, la spaccatura della vita cristiana in due, tra i doveri verso Dio e il piacere e il desiderio di vivere a modo proprio. Signore, ti chiediamo perdono e pietà. Noi abbiamo gli occhi chiusi e non vediamo il male che è dentro di noi, non vediamo il peccato che serpeggia. Tu ci dici: piangete, uscite, battetevi il petto, ma noi siamo sordi, non crediamo al nostro peccato, non crediamo alla nostra rovina, alla rovina morale della vita pubblica e privata. Signore, dacci la luce per comprendere il nostro errore, dacci la luce per comprendere il nostro peccato, dacci la luce perché noi comprendiamo il tuo dolore per noi, perché tu ci vuoi bene e tu sei Padre. Abbiamo errato, ci siamo dispersi per le vie del mondo, la vita
del mondo corrotto dominato da tre concupiscenze è entrato dentro di noi e il maligno trionfa. Signore, abbi pietà di noi. Pietà di noi, Signore. Pietà di noi, Signore. Pietà delle nostre famiglie disgregate, esposte ad ogni male. Pietà di noi, Signore. Pietà di ciascuno di noi, dei nostri bambini, di quelli che dovranno riempire questo mondo e non sono in grado di affrontare il male che vi serpeggia. Signore, vieni in aiuto. Noi piangiamo davanti a te, ma dacci la luce. Dacci la luce per comprendere il peccato nostro, per comprendere il mio peccato, per comprendere la mia superbia, per comprendere la mia protervia, il mio allontanamento da te, per comprendere il non mio amore, per comprendere la mia inequizia. Signore, il male nascosto ai miei occhi, dammi la luce perché io comprenda il mio male e mi prostro davanti a te e pianga, pianga, pianga e chiede perdono per me, per i figli, per la famiglia, per la società, per la patria.
dal profondo te grido, Signore. Signore, ami pietà di noi, pietà del tuo popolo. Pietà, Signore, del tuo popolo nato sotto la croce, dal fianco del tuo figlio. Abbi pietà, Signore, della posterità del tuo figlio diretto. Il nemico l'oppresso, l'ha disperso, ha profanata la tua eredità. Ma abbi pietà, Signore. Caranamenti monuci manenimu, narina vani manenimu, anu aiuri mi angomi lasu, numiri mi caienti anà, mi anora ienti la noci madu. Non ci disprezzi il nemico, non creda perduta la tua eredità, non disprezzi il tuo popolo, non disprezzi il tuo figlio e l'opera del tuo figlio. Padre del cielo, vieni, manda il tuo spirito su di noi. Vieni, Signore, vieni a salvarci. Vieni a restaurare Giacobbe, il popolo che tu hai scelto. Vieni, vieni, Signore. Signore pietà, Signore pietà di noi, Signore pietà, Signore pietà di noi, Signore pietà, Signore pietà di noi, pietà. Cristo pietà, Cristo pietà di noi, Cristo pietà, Cristo pietà di noi, Cristo pietà. Sopra il suo bianco, lavami, Signore, da tutte le mie colpe, e sarò più bianco della neve. Signore pietà, Signore pietà di noi.
Dio, creatore, che nell'acqua e nello spirito hai dato forma e volto all'uomo e all'universo, purifica il tuo popolo, Signore. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito Santo, che del grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno a te consacrato, benedici questo popolo che grida pietà e misericordia, ravvive in questo popolo il senso della propria colpa e della tua infinita misericordia, il senso della vita cristiana e gli impegni battesimali. Fa che riviva in noi il gioioso ricordo della grazia della prima, del primo battesimo ricevuto nello Spirito. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. O Dio nostro Padre, che hai formato alla scuola degli apostoli i santi vescovi Timoteo e Tito, concedi anche a noi per loro intercessione di vivere in questo mondo con giustizia e con amore di figli, per giungere alla gloria del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Davide tornò dalla strage degli Amaleciti e rimase in Ziklag 2 giorni. Al terzo giorno ecco arrivare un uomo dal campo di Saul con la veste stracciata e col capo cosparso di polvere. Appena giunto presso Davide cadde a terra e si prostrò. Davide gli chiese: «Da dove vieni?» Rispose: «Sono fuggito dal campo di Israele». Davide gli domandò: «Come sono andate le cose? Su, raccontami». Rispose: «È successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia. Molti del popolo sono caduti e sono morti. Anche Saul e suo figlio Jonathan sono morti». Davide afferrò le sue vesti e le stracciò. Così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono gemiti e pianti e digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti colpiti di spada. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonathan: «Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto. Perché sono caduti gli eroi? Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlie di Israele, piangete su Saul, che vi vestiva di porpora e di delizie, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Perché sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Jonathan, per la tua morte sento dolore, l'angoscia mi stringe per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Perché sono caduti gli eroi, son periti quei fulmini di guerra». Parola di Dio. Quello brevissimo, ma impressionante. In un solo versetto, secondo, c'è tutto il dramma della vita di Gesù nel riguardo dei propri familiari, ed è di grande insegnamento per noi. I familiari tengono consiglio e dicono: questo nostro parente è l'infame dalla casa, è uscito pazzo, ha lasciato sua madre a casa, ha cominciato a fare segni, prodigi, parla le folle, ha lasciato il suo mestiere, ha lasciato tutti in asse e la gente lo segue. Una folla va dietro di lui, ma è un pazzo scatenato. Andiamo. Ecco, consiglio di famiglia, di parenti: andiamo a prenderlo, lo mettiamo in catene, lo riportiamo a casa, perché è un pazzo furibondo. Una reazione incomprensibile per noi, ma testimoniata dal Vangelo. I suoi non lo hanno ricevuto, non hanno creduto in lui, cercano di incatenarlo e di togliere di mezzo alla famiglia questo scandalo, questo disonore proprio per colui. E questo gesto per colui che è la meraviglia del mondo, che è il Verbo di Dio fatto carne, per colui che è Dio davanti a cui si piega il cielo, la terra, che emana tutto l'universo, che manipola tutto, che comanda il vento, al mare, che guarisce tutti, che consola tutti. È l'incomprensione, l'insipienza umana che attorno a Gesù, sapienza incarnata. Ma questo deve farci riflettere, perché è questo atteggiamento che si ripete nella famiglia cristiana, nella famiglia di Gesù. Siamo noi che incateniamo Gesù,
tentiamo di incatenare Gesù, di prenderlo, di eliminarlo. Siamo noi che fiacchi acconsentiamo a tutte le manovre per eliminare Gesù, emarginarlo dalla vita nostra, dalla società. Siamo noi che ci vergogniamo tante volte di Lui, di essere cristiani, di appartenere a Lui, di portare il crocifisso, di portare colui che è la vita nostra, di adeguarci alla sua dottrina, di osservare i suoi comandamenti. Siamo noi ad eliminare Gesù dalla nostra società, ed è questo il grande peccato del cristianesimo, che va sempre indietro, perché i cristiani cercano, senza che se ne accorgono, di eliminare Cristo dalla propria vita, di eliminare i segni di Cristo, perché i cristiani si vergognano di essere fedeli osservatori dei suoi comandamenti, si vergognano anche del crocifisso nelle case, nei luoghi pubblici, nelle scuole. Vogliono eliminare anche i segni di Lui, di questo morto in croce. Vogliono vivere una vita nuova, una vita di gioia effimera, senza comprendere che si cade sotto l'ira di Dio, sotto l'ira del Padre, che vede manomesso la vita del Figlio, vede eliminare il suo Figlio dagli uomini, egli che è la salvezza degli uomini. Fratelli e sorelle, un buon esame di coscienza per vedere il nostro rapporto con Cristo. Se siamo un po' anche noi nella folla dei parenti e degli amici che vanno a trovare Cristo per incatenarlo e riportarlo a casa, perché Cristo è di disturbo per noi. Povera nostra società, che si scristianizza giorno dopo giorno. Ecco i giornali di oggi, i giornali di ieri, la televisione. Noi in Italia siamo un popolo di maghi, di fattucchieri, un popolo di strilloni, un popolo che si diverte, un popolo che passa il tempo nel telefonino, a destra e a sinistra, o all'internet. Siamo tutti giullari che ci divertiamo, mentre il mondo perisce. Un popolo che ha perduto il suo nerbo di vita cristiana, che sta eliminando Cristo dalla propria vita. Fratelli e sorelle, la serietà della vita cristiana, l'impegno della vita cristiana, e quando diciamo vita cristiana diciamo Cristo, che deve vivere nelle nostre case, nei nostri cuori, deve essere intronizzato di nuovo e adorato nelle nostre famiglie, perché soltanto in Lui c'è la salvezza. Andiamo a ritrovare Cristo, ma non per eliminarlo, ma per rintronizzarlo nelle nostre case, nella vita di ciascuno. Regna nelle nostre case Cristo Signore, regna nella nostra vita Cristo Signore, altrimenti diventeremo un popolo disfatto, un popolo che ha perduto il suo volto, un popolo che ha perduto la sua dignità, un popolo che va dietro maghi e fattucchieri e stregoni, che va dietro impostori, un popolo che si diverte, ha perduto la testa, un popolo che è destinato alla distruzione, perché non ha colui che è il fondamento della società, il fondamento della famiglia. Signore Gesù, abbi pietà di noi, abbi pietà di coloro che manipolano la vita, di coloro che affittano gli uteri per produrre figli contro la tua volontà, di coloro che compiono delle scemenze, di coloro che manipolano tutto, di coloro che storcono il bene e lo fanno male,
Signore, abbi pietà, pietà del tuo popolo, pietà di noi che abbiamo perduto la testa, abbiamo perduto il senno. Gesù, non sei stato tu a perdere il senno, per cui i familiari vengono perché ti credono impazzito. Siamo noi a perdere il senso della vita, siamo noi impazziti, siamo noi che abbiamo perduto la testa e abbiamo manifestato l'insipienza nostra, siamo andati dietro fanfaluche, dietro uomini che ci hanno sedotto, dietro pratiche magiche, esoteriche oppure nefaste, perché immorali. Siamo noi che abbiamo perduto la testa e il senso della vita e siamo noi da incatenare e ricondurre a casa, ricondurre nelle famiglie, ricondurre in chiesa, ricondurre al senso della vita. Signore, dacci la sapienza per comprendere la nostra insipienza. Tocca il nostro cuore, ritorna nelle nostre famiglie, ritorna nella nostra vita, altrimenti tutti periremo. Fratelli, quello che io dico è la verità. Io vorrei pregare lo Spirito perché penetri con la sua parola dentro i cuori, che i cuori siano scossi, non direte che piangere davanti al Signore, che riconoscere il nostro peccato, perché il guaio è questo, non è peccare, perché questa è l'abilità umana, questo è il limite umano, perché tante volte soccombiamo alle tre concupiscenze, perché il nemico è più forte di noi, ma il male è quando non crediamo al nostro peccato, il male è quando ci crediamo giusti, a posto, mentre tutto è da rifare nella nostra vita. Chiediamo al Signore che la parola di Dio ci illumini, che noi apriamo gli occhi sull'abisso in cui camminiamo, che noi apriamo gli occhi perché non possiamo più perderci. Cristo ci ha redenti, Cristo ci ha salvati, Cristo ci ha dato tutti i mezzi, ci ha messo la fede, la speranza, la carità, ci ha dato i sacramenti, ci dà sempre la sua parola. Abbiamo tutti i mezzi per salvarci, ma noi disprezziamo o disattendiamo questi mezzi e non vogliamo salvarci. Non parlo per voi, fratelli e sorelle, che avete da insegnare a me, ma parlo per tutto il popolo cristiano messo insieme, che ha perduto la testa, che ha perduto il senso della vita e non sa più guardare in alto, guardare il cielo, non sa più ascoltare la voce di Dio ed è immerso nelle tenebre, immerso nella materia. Questo popolo che dopo 2000 anni di luce dovrebbe camminare nella luce e nella sapienza, che ha perduto tutto e sta perdendo tutto, dietro il denaro, dietro il piacere, dietro il potere, che un popolo che è sempre in lotta. Signore, abbi pietà di noi e dacci la tua luce, perché noi comprendiamo lo stato in cui ci troviamo e perché noi abbiamo la forza di risorgere dal nostro stato, abbiamo la forza di reagire e di riportarti in famiglia, di riportarti nelle nostre case, nel nostro cuore, nella nostra vita. O Spirito di Dio, ancora una volta noi ti invochiamo, vieni, vieni Spirito di Dio, senza la tua luce non comprenderemo, senza la tua forza non potremo far nulla, vieni, vieni Spirito di Dio, facci comprendere il male che è attorno a noi e dacci la forza di reagire ed operare il bene. Tu sei Padre misericordioso, tu sei sempre Padre, noi siamo i tuoi figli, bisognosi di te. Ci rivolgiamo a te, o Padre, abbi pietà di noi. Abbiamo peccato, abbiamo errato. Tu ci hai dato tuo figlio, noi te l'abbiamo crocifisso. Tu ci hai dato colui che era la via per arrivare a te e noi l'abbiamo stornato dai nostri passi.
Signore, Padre del Cielo, Tu sei sempre Padre, abbi pietà di noi. Noi abbracciamo di nuovo Gesù in questo momento. Abbracciamo Tuo Figlio, riconosciamo che in Lui c'è la salvezza e Ti preghiamo, Padre, salvaci Lui. Salvi innanzitutto noi che siamo qui e in mezzo a noi salvi coloro che hanno smarrito la via, salvi i depressi, fratelli e sorelle. Faremo una preghiera particolare per quelli affetti da depressione e si preparano quelli che si sentono depressi per le varie circostanze della vita. Ci sono tante motivazioni di depressione, ben numero dei depressi cresce continuamente, perché lo stress della vita cresce vertiginosamente, perché c'è incomprensione tra di noi, perché è venuto a mancare l'amore, e il numero dei depressi è enorme. Faremo una preghiera particolare per i depressi, perché il Signore ce li sollevi, ce li dia l'amore, la gioia, la speranza, la vita. Intanto iniziamo la preghiera per tutti quelli i quali hanno bisogno di essere uniti a Cristo in questo momento, perché è da Lui che viene la vita. Signore, Ti preghiamo innanzitutto per il Papa, per questo nostro campione nella fede, per questo grande santo che Tu hai regalato alla Chiesa in questo tempo così difficile. Egli che supera le Tue forze con una forza nuova che viene da Te, inspiegabile, e che ci porta il Verbo della vita. Egli che accende la speranza in un popolo disperato. Egli che parla di perdono, che chiede perdono a tutti, invitando tutti a riamarci gli uni gli altri, perché nell'amore è la vita. Ti preghiamo per il Papa, sostieni le Tue forze, sostieni la Tua voce, perché sei Tu che parli in Lui. Per il Papa noi Ti preghiamo. Ti preghiamo per i Vescovi, perché siano uniti al Papa e lo sostengono con la loro solidarietà, con la condivisione del suo indirizzo pastorale. Ti preghiamo per tutti quelli i quali sono collaboratori dei Vescovi, i sacerdoti, per tutti quelli che hanno in mano la parola di Dio da amministrare, la grazia di Dio da distribuire, per coloro che sono, Signore Gesù, i Tuoi diretti ministri e collaboratori, perché siano illuminati e sostenuti dalla grazia dello Spirito. Per questo, Signore, noi Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per i capi di famiglia, per i papà, che non vengono riconosciuti tante volte in casa, né dalle mogli, né dai figli. Restaura l'autorità dei padri di famiglia. Metti loro la luce della Tua presenza in loro e fa che compiano bene il loro lavoro, perché sono essi i primi sacerdoti della famiglia. Per questo, Signore, noi Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per le mamme di famiglia. Essi debbono custodire il fuoco dell'amore. Dovrebbero stare più in casa che fuori. Dovrebbero alimentare la vita. Fa che non si perdano in cianfusaglie. Fa che non si demoralizzano. Fa che non cercano altri volti. Fa che non tradiscono la loro missione e lasciano così i figli. Padre Santo, Ti preghiamo per le nostre mamme. Custodiscile, custodiscilo, Signore, dai vani atteggiamenti in cui il nemico li caccia, custodisce da tutte le tentazioni, e siano madri di famiglia che alimentino il fuoco in casa. Per le mamme di famiglia noi Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per i nostri figli che non sono più educati da noi, non sono più educati dalla Chiesa, non sono più educati dalle famiglie, ma sono educati nelle scuole dove il nemico è entrato. Sono educati dalla società dove il nemico fa da padrone, sono sviati anziché educati, perché resistono e la Tua luce non manchi a loro. Padre Santo, noi preghiamo per i nostri figli, perché siano aiutati a ritrovare se stessi,
perché i giovani non perdono più il senno, abbiano il lavoro giusto ed abbiano il senso della vita, perché le nostre ragazze non siano dilapidate del loro ricco patrimonio cristiano, perché non vadano così profanate dai loro pensieri, dai loro atteggiamenti e da un mondo corrotto. Per i figli, per le figlie noi ti preghiamo. Ascolta, adesso Signore. Oh Signore, adesso ti preghiamo per tutti i malati. Quanti malati in mezzo a noi? Non c'è una famiglia dove non ci sia un malato. Ti preghiamo per tutti i nostri cari che sono ammalati, per tutti noi che siamo ammalati. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci. E adesso ascolta, Signore, le preghiere che noi raccogliamo da ogni parte e che vogliamo presentare a te, perché tu guardi con occhio benigno questo popolo afflitto da tante malattie, afflitto da tanti mali, perché tu voglia venire incontro a questo popolo languente e dire al tuo figlio Gesù la salvezza dell'anima e del corpo. Amen. Adesso io prego tutte quelle persone che si sentono particolarmente depresse a venire qui davanti all'altare. Secondo i medici americani, la civiltà è una delle cause della depressione oggi, e si calcola che il mondo occidentale conta circa il 60% di persone depresse, persone adulte depresse, chi in una maniera più o meno grave. Dunque una cifra enorme, per cui metà della popolazione quantomeno è depressa. I motivi sono moltissimi, ma ci sono alcune persone che sono gravemente depresse e sono gli ammalati di depressione. Abbiamo diverse forme di depressione, ma una delle cause della depressione è la mancanza di un bene a cui si teneva tanto e che è venuto meno. Era la carica della propria vita, questa carica è venuta meno. Tra questi beni è la mancanza di amore. Siamo tutti affamati di amore. E quando viene meno l'amore, la depressione bussa alla nostra porta. Vedo che c'è tanta gente depressa. Dovremmo prendere un'immagine pedagogica. Ci sono tante immagini pedagogiche nelle scritture. Immagine per uomini, immagine per donne. Pensate Giobbe, era ricco, perde tutti i suoi beni, perde i suoi familiari, perde la sua salute, perde la moglie che lo caccia fuori di casa ed è in uno sterquilinio pieno di lepra. Gli amici vengono a consolarlo, meglio non accetta consolazione, è depresso. Anche Dio sembra averlo abbandonato, ma la fede non gli viene meno. Balena i suoi occhi la speranza, la luce di Cristo che verrà, illumina già in anticipo la sua mente. Io credo che il mio Redentore è vivo ed io un giorno vivrò. E il Signore viene, ha compassione di Giobbe, lo risolleva dalla sua depressione, gli ridà la salute, gli ridà una famiglia, gli ridà gli averi, gli ridà tutto. Un'immagine pedagogica per le donne, ce ne sono tante. Pensate ad Anna. Anna, la madre di Samuele, aveva un marito che l'adorava, ma non aveva figlie ed era depressa, lacrimava, non aveva pace. Suo marito gli diceva: io valgo più che 10 figlie, io ti voglio bene, ma lei non si dava pace. Andò dal Signore, pregò e ottenne il figlio Samuele, che poi donò a Dio. E abbiamo il bellissimo canto di Anna nelle scritture. Abbiamo Sara, che divenne poi moglie di Tobia, era indemoniata
nel senso che il maligno la tormentava. Ed era depressa perché tutti i mariti che aveva avuto morivano sferzati dal maligno, da Asmodeo. Voleva buttarsi da suo piano dove abitava, voleva uccidersi, non aveva pace. Ma per non dare dispiacere ai genitori, non si buttò fuori dalla vita, ma piangeva, piangeva. Finché non venne Raffaele, finché non venne l'angelo a liberarla da Asmodeo, finché non venne lo sposo, Tobia, che la condusse in casa e fu beata. Fratelli e sorelle, per tante e tante persone la depressione è carenza di amore. Chiediamo al Signore questa mattina che venga incontro a tutte queste care persone la misericordia di Dio, che perdona ogni peccato, ogni deviazione. Chiediamo la bontà di Dio che venga incontro ad ogni esigenza. Chiediamo all'amore di Dio di farsi manifesto e di riempire il cuore, risollevare i cuori da ogni depressione. Non siamo qui a discutere sulle cause, sulle forme della depressione, ma ci mettiamo tutti davanti al Signore. Chiediamo che il suo amore trionfi, che la speranza rinasca nei cuori, che la gioia di Dio venga di nuovo a inondare il nostro cuore, che la vita di nuovo pulsi dentro di noi, che la depressione sia mandata via e dia luogo alla serenità, alla gioia, alla speranza, a Dio della nostra vita. Sia, Signore Gesù, speranza di tutti, amore di tutti. Tu sei morto per tutti. Io ti presento tutti questi cari figli e figlie tue, questi cari fratelli e sorelle mie, te li presento in questo momento. Sono persone depresse, soffrono terribilmente, soffrono più di quanto noi non pensiamo, perché il mondo della sofferenza, del depresso, è tremendo. Sono sempre tentate di farla finita, non sono più capaci di sentire le consolazioni, di risollevarsi. Ma tu sei il Signore, apri il loro cuore alla speranza, scendi, Signore Gesù, nei loro cuori, ridona la pace, la serenità, la speranza, la vita. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore, vieni, Gesù. Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, manda il tuo spirito di vita, manda il tuo nei cuori dei depressi, manda il tuo spirito di amore. Vieni, Signore. Tu sei il Dio della nostra speranza, della nostra vita. Tu vale più che tutti gli altri beni del mondo. Tu sei il vero bene, Gesù, 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 che ricolmi ogni depressione. Donati questa mattina ad ogni anima depressa, ogni cuore depresso. Risolleva dalla depressione tutti questi cari fratelli e sorelle. Dona la gioia, la pace, la vita. Alleluia. Invochiamo adesso lo spirito antidepressivo, lo spirito della gioia, della vita, lo Spirito Santo, che scende dentro di noi, risolleva le nostre sorti e ci dia una vita nuova. Fratelli e sorelle, Gesù ci chiama vita nuova. Egli camminava, la folla andava dietro di lui, tutta la folla riviveva perché una luce arcana, una forza arcana usciva di lui. Ancora Gesù è qui in mezzo a noi in questo tempio di Gesù liberatore. Gesù liberatore vuole liberarvi da tutte le vostre depressioni, vuole darvi la pace. Grazie, la gioia e la vita proprio in questo momento e in questo luogo. Vuole mettere un ambito di gioia anziché l'ambito di lutto, un canto di letizia invece del lamento. Egli risana i cuori affranti, i cuori spezzati. Egli ridà valore alla vostra vita, senso alla vostra esistenza. Alleluia. 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 Padre fondi loro,
Padre fonte loro, lo Spirito, lo Spirito di vita, di gioia, lo Spirito di gioia, consolate, eccomi qui, il mio nome è eccomi qui, sono per te, sono con te, eccomi qui, io il tuo Salvatore, gioisci, figlia di Sion, il tuo Salvatore è in mezzo a te, egli è venuto per te, egli ti salva, alleluia, 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 alleluia. Karayenti mi arane, yarini ana yarane, yaramo ni ano, yorini ano yere ana ya, yari yage yere, yarini mola yeni nu, yarini ano yere, cantiamo tutti. Cantate tutti, il Signore vi dà il canto, vi dà la gioia. Tu che sei depresso, tu che hai chiuso la bocca, apri la tua bocca. Tu che ti credevi perduto, apri la bocca, io lo riempio di gioia e di canto. Tutto questo popolo depresso deve essere un popolo che canta il suo Signore, perché la gioia è venuta, la luce è venuta, la forza è venuta, la vita è venuta. Venite, venite, cantate al Signore. Io sono la resurrezione e la vita, cantate a me, io sono il Signore che risolleva la vostra sorte. Siete uscite dalle mie mani, siete nelle mie mani, io posso mutare la vostra sorte perché voi mi appartenete. Canta, tu che hai nel cuore la tristezza, canta, dona la tua tristezza a me, porgi le tue mani a me, io sono il tuo Redentore, io sciolgo le tue catene, vieni, vieni. Sorridi tu che non sorridevi mai, gioisci tu che non gioivi mai, tu che hai dimenticato il sorriso, la gioia, ritrovala questa mattina, io sono il tuo Signore. L'afflitto e il povero lodino il suo nome. Tu che giaci nel tuo lettuccio di dolore, prendi il tuo lettuccio e cammina. Da un colpo, da un calcio al tuo lettuccio, abbandona il tuo lettuccio e sorgi, cammina,
questo lettuccio è la tua depressione. Sì, sì. Da un calcio a tuo lettuccio e cammina, la vita è davanti a te, la forza ti viene, perché io sono il Signore che dà la forza. Amen. Io ci danzo con tutto il cuore. Datevi le mani e cantate. E malinconia fuori da casa mia, tristezza e malinconia fuori da casa mia. La paura per la porta, la paura, la un re maggiore. La depressione fugge via, resta tranquillo, Gesù verrà. La paura fugge via, resta tranquillo, Gesù verrà. La paura fugge via. Abbi più fede, abbi più fede, ti salverà, verrà. Solo l'amore di Gesù, solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Un po' più convinti. La paura fugge via, resta tranquillo, Gesù verrà. Gesù verrà. La paura fugge via, la paura fugge via, resta tranquillo, resta tranquillo, Gesù verrà. Verrà. È già in mezzo a noi. La paura fugge via, abbi più fede, abbi più fede, ti salverà. Ti salverà. Solo l'amore di Gesù. Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Alleluia. Ecco, alleluia. Ecco il Signore Dio tuo viene con potenza, con il suo braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e tu avrai da lui l'abbraccio, l'amore e la pace. Grazie. E ancora, non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, egli viene a salvarti, egli dà forza allo stanco,
e moltiplica il vigore dello sposato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. E questa parola per voi. Los que espera Jesús. Los que espera Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, se vi allargate un po', vi viene meglio. Tutti lo dobbiamo fare. Tutti. Los que esperan Jesús. Los que esperan Jesús. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Adesso camminerà. Tutti, camminiamo, forza, tutti, correrà. Non si muove nessuno qui. Nuova forza riceveranno. Los que esperan en Jesús, nuova forza riceveranno. Los que esperan en Jesús. Ecco, siete tutti guariti, eh? Alleluia! Alleluia, alleluia! Ma ci credete o no? Perché non sento io. Il sorriso è ritornato sulla vostra bocca. La speranza nel cuore, la gioia nello spirito, alleluia. Alleluia. Alleluia! Alleluia! E adesso Gesù vi dà la benedizione. In questo momento restate dove siete. O Dio, la forza del tuo spirito, operante in questo santo mistero, sia per noi sostegno nella vita presente e pegno sicuro della felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Alleluia. Alleluia. Signore ha una parola. Portate i vostri figli e le vostre figlie qui, perché ai vostri figli e le vostre figlie io voglio dire una parola e voglio risollevarle dal loro stato. Amen. Io confermo questa parola perché stavo dando un annunzio che sabato prossimo è la festa della luce e l'Epifania, una delle tre Epifanie del Signore, dove il vecchio Simeone riconosce in Gesù presentato al Tempio da Maria e Giuseppe il Signore. Allora stavo per dire proprio che portate qui i vostri bambini, tutte le donne incinte, quelle che vogliono, desiderano avere un figlio, vengano, perché il Signore viene per loro e li guarirà. La popolazione cresce, eh? Amen. Qui c'è un libro, è il corso di formazione alla cristoterapia che noi abbiamo fatto un anno scorso e che continuiamo a fare. Facciamo diversi corsi di cristoterapia in questo centro di Gesù Liberatore, che è un centro cristoterapico. È questo libro dove potete osservare l'andamento di un corso e dove alla fine c'è questa pagina, l'ultima, ed è il pronto soccorso biblico in tutte le necessità della vita. Poi ci sono tante vignette, se tu per esempio sei triste, se ti senti solo e abbandonato,
se senti prigioniero, e così tutti gli stati di animo in cui ci troviamo, c'è il pronto soccorso, il Signore ci dà una parola, ci dà un luogo dove trovare luce e conforto. E poi c'è la patente del cristiano, la segnaletica che noi dobbiamo tenere nel cammino della vita. Comunque prendete questo libro, vi sarà molto utile. E